Capitolo 38 dei Promessi Sposi, l'ultimo capitolo del romanzo di Alessandro Manzoni. La narrazione si apre con Lucia che insieme alla buona vedova torna in paese. L'occasione è lieta e gli animi sono rattristati solamente dal pensiero della morte di Fra Cristoforo. Persino Don Abbondio ha finalmente cambiato idea. Dopo un'iniziale paura decide comunque di sposare Renzo e Lucia. Questo perché ha saputo che anche Don Rodrigo è morto e che in paese è arrivato un marchese, suo parente, che lo sostituirà. Ecco qui la prima cosa che devi ricordarti. Il personaggio di Don Abbondio cambia diametralmente la propria posizione, proprio perché all'inizio del romanzo non vuole sposare due innamorati, alla fine invece acconsente. Questo accade perché è effettivamente migliorato? In realtà no, è semplicemente più sicuro, sono gli eventi intorno a lui ad essere cambiati, lui è esattamente lo stesso codardo dell'inizio. Comunque, la narrazione prosegue con il marchese che, dopo aver conosciuto la vicenda di Renzo e Lucia, si reca da Don Abbondio per chiedere che cosa potrebbe fare per i due giovani. Il curato allora gli risponde che potrebbe acquistare le loro case per un prezzo maggiore rispetto al loro effettivo valore. E quindi il marchese non solo fa questo, ma addirittura fa in modo che Renzo e Lucia possano fare il loro banchetto di nozze proprio all'interno del proprio castello, che era il castello di Don Rodrigo. Come si svolge poi il finale del romanzo è presto detto. Renzo e Lucia si sposano, per un po' vivono nei dintorni del paese dove però le male lingue si rincorrono e quindi Renzo decide di diventare socio di Bortolo e la coppia insieme ad Agnese si sposa. Passato poco tempo, un solo anno, nasce la loro prima bambina, Maria, che Manzoni ci racconta fare la gioia di nonna Agnese. Alla fine del romanzo sono proprio i due sposi a suggerirci qual è la morale. La questione è questa, purtroppo i guai, che tu li cerchi o meno, arrivano, ma avere fiducia in Dio e comportarsi di conseguenza fa in modo non solo che questi passino, ma che diventino la base per azioni migliori. Prima di salutarvi, vi facciamo notare una cosa, ma come mai Manzoni ha scelto il lieto fine per la sua storia? In realtà, secondo la morale cristiana, Manzoni avrebbe potuto anche evitare di concludere così lietamente la propria novella per il semplice fatto che il Regno dei Cieli in teoria è un premio che avviene dopo la vita. L'autore però sceglie comunque di far convolare a nozze Renzo e Lucia, ma ha l'attenzione di farlo in maniera molto realistica, senza nessun tipo di colpo di scena, in modo che lo stile, che per tutto il romanzo ha portato avanti, rimanga coerente. Noi vi salutiamo perché l'avventura del Promessi Sposi finisce qui, però vi chiediamo di scriverci nei commenti qui sotto quali sono i titoli dei prossimi romanzi su cui avreste bisogno di una mano.